Che schifo. Giochiamo ad Among Us, ma attenzione, perché l'impostore non è un impostore normale, ma è niente po' di meno che Venom, con le sue potenti capacità. Abbiamo due nuovi amici che sono i fratelli di Fe e Red, e si chiamano Pe e Red Bangkok. Ciao! Che è il fratello preferito di sua madre. Adesso andiamo, perché la mamma vuole andare sempre a Bangkok. È vero, Red? Sì, per il turismo. Il turismo. State attenti, perché so che Venom, tra le sue abilità, può anche infettare uno di noi e lo trasforma in un mostro che deve fare ed esprimersi soltanto facendo versi, chiaramente. Oh, perché... no, Venom! Attenti, ho visto che sputava, infatti, ho visto che lì in mezzo sputava perché voleva proprio uccidere, poi allunga questa specie di... Venom, devi stare molto attento, ragazzi. Secondo me bisogna premere, perché c'è Stefano che praticamente... No, ragazzi, non l'avete salvato. Non l'avete salvato in tempo. Stefano è morto, vero, Ste? Poverino, bisognava intervenire in tempo, Vabbè. Non ce l'abbiamo fatta. Come mai? Io c'ho da dire una cosa importantissima, proprio fondamentale. Sì. Venom ha staccato le luci. Sono usciti in tre da Electrical. Quando sono andato a guardare il quadro, tutti gli interruttori erano spenti. Chi erano questi tre, Anna? E invece di accendere qua spengo. Erano questi tre? Ah, c'era Pe? Pe. No. C'era Bangkok? Bangkok? Ma non sapevo in coppia. E forse c'era anche detersivo, non Ma che stupido che ma sei. Ma non è vero. Allora, ma qua siete poi anche bugiardi. Pe, ma non ti vergogni di dire le bugie? No, io non mi vergogno, io non c'ero. Perché? Sai perché non ti vergogni? Perché sei tutta la vita che menti. Che non sei Pe di un Pe che non sei altro. Però non voglio votare nessuno, perché comunque mi sembra qualcuno ha visto qualcosa. Io forse sì. ho visto detersivo anche. Che seguiva Bisello. Ok, ok, terremo conto delle tue idiozie. Questo non è reale. Voglio sentire Red, che lui è sempre più onesto invece. Io ho visto Venom che lo stava sbranando, per cui non posso essere stato io, chiaramente. Ma io ti ho visto mentre vedevi che veniva sbranato quell'altro. Quindi io confermo che tu hai visto. E tu confermi. Grazie. Immagino che io ti stavo guardando, no? Sì, sì, assolutamente, eri là, vicino a me. Però per ora schippiamo, perché non abbiamo sospetti su nessuno, giusto, ragazzi? Giusto. Io ce li ho. A parte un po' detersivo B, che è stato visto dietro Bisello. Ancora. Mario, tu ti devi sta zitto, perché tu sei stato accusato. Adesso non è che per dissuadere i sospetti devi dare la colpa a un altro. Sono stato accusato ingiustamente. Chi ti ha accusato? Tregatto e Anna. Non è vero, ma infame schifoso. Ragazzi, se fate le task vi dovrebbe sbloccare un lanciafiamme, che serve eventualmente per uccidere i tizi infetti che devono parlare tutto. E io lo sblocco. Così, capito, che non possono attenti, perché vedo che... No, lo vedo. Che succede? L'ho visto, Ryan! Tranquillo, piccolo Pe! Basta. Dove sta? Stai di lato se si sputa! Schifo! Perché quello mamma mia, attenti, perché ho visto che scaracchia! Meno male che è stupido! Non c'ha chiappa, ragazzi, tranquilli, non c'ha chiappa. C'ho una mira schifosa! Ma a volte io vedo che allunga una specie di proboscide dall'inguine. T'ha preso? No! Attenti, perché tira sta monnezza dalle maniche! Mamma mia, mamma mia, Pe, ti vuole te! Pe, ti vuole te! Porco il cacchio! Pe, no, Pe! L'ha preso! Ma scusate, ma io ho visto benissimo chi è. Io ho visto tuttissimo. Eravamo tutti lì, ragazzi, a un certo punto, tranne Mario. Ma che... Aspetta, io ho da ridire una cosa. No, 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 devi stare zitto. Eravamo tutti lì, tranne te, a un certo punto. Io ho da dire una cosa. L'avevo detto da prima. Allora, quando Venom stava inseguendo Anna, io ero lì assieme a Stregatto e non ero Venom. Stregatto, puoi confermare questa cosa? Io non l'ho mai visto lui. Ma sei un bugiardo fatto e finito, fame, Mario. Ma scusa. Sei un bugiardo. Red, tu hai qualcosa da dire? Ha provato a colpirmi, secondo me è stato Mario 100%. Ma era è stato sfigato con la mira? Sì, non mi ha preso. Allora è stato Mario sicuro. No, raga, vi giuro. Io ho votato Mario. Io pure sono stata sempre inseguita, non mi ricordo, non ho visto nessuno. Secondo me sono vittima di complotto. Stai zitto, perché non stai zitto? Mario, Pe sarà Pe di nome, ma tu sei Pe di fatto.
Anna, evo Anna. Scusa. Dio mio, Anna. Ma come ti sei ridotta? Ma cosa sei? Una ubriacona? Ma una schifosa beona di Passo Borgo? Non lo so. Cosa sei? Cosa? Vai alle fiere del vinello Borgo nuovo adesso. Ma, oh, ma come ti permetti? Ma come ma ti permetti tu? Oh. Passo Borgo qui. Mi fa male il pancino. Ho mangiato troppa burrata. Anna, mi ma... puoi guarire con i tuoi muscoloni? Ma stavo parlando con Anna. Stavamo litigando tu. Ma cosa vuoi che ti strizzavano dentro i finisci? E tu te ne esci così? Ma sei scemo? Non me lo, non lo puoi fare? Anna, Anna, ti ho visto. Oddio, Anna è infetta, ragazzi. Come infetta? Sì. Sì, Anna è infetta, Anna? Anna è infetta! È infetta, Ragazzi, attenti perché adesso vi può rapire e portare da me. Ma è molto pericoloso. Sì. Da te? Sì, sì. È pericolosissimo. Cosa? Sì. Scusa, ma Stella sta parlando da solo? No, tu hai detto la porta poi da me. Vuol dire che hai ammesso che sei tu. No, ho detto la porta da Venom. Io sì. Venom. Ragazzi, premiamo prima che sia troppo tardi, perché sennò qui potrebbe essere un problema. Red, puoi premere il pulsante per favore? Papa Cibo. Red? Ma non sei morto, sei preso, sei solo preso. Ma cosa ti, ma ti stai cagando addosso? Ma cosa è successo? Cioè scaturisce questo, questa sintomatologia qua. Aiutami! Ho capito, adesso premo il pulsante e ti aiuto. Vedi, Anna ti stava prendendo. Allora, che cosa è successo? Ma l'hai visto benissimo, mi ha preso! Sì, ma non è colpa mia, io non c'entro niente. Tu lo sai che io non c'entro niente. Ci eravamo visti all'inizio del gioco, io e te, eh? Sì, è stata Anna! È stata Anna. A quanto pare, Venom può anche diventare se stesso, piccolino, capito? E uccidere, no? Guarda. Red. Lo votiamo! Oh, ma stai sicuramente lei! Ma che fai? Non rispondi, ma ti sei rinco... anche tu! Ma c'ho paura! Ma sto la paura, cioè, ma che vivi in una bolla, vivi con la paura, brutto schifoso, non sei. Ma io ho preso in braccio, quella madre, non sapevo cosa fare. Da Bangkok che hai, oh, che stai a pensare che ti porta al latte di soia. Allora! Allora! Dimmi la tua opinione, no? Allora, secondo me tu non sei sicuramente. Certo, ci mancherebbe. Ho visto Anna, mi ha preso in braccio e mi voleva mangiare. E tu perché hai iniziato a parlare tutto come la diarrella? Perché mi ha afferrato fortemente proprio. Mi spingeva sulla pancia, quindi sembrava ti dava lo stimolo di fare la cacca praticamente. Che schifo. Ho capito. E senti, cosa ne pensi riguardo del fatto, tipo per esempio, che Streccato aveva detto che io avevo detto che io sono Venom, tipo? Io non ho sentito niente, cosa ha detto? Ma che ne so, ma quello lo sai cosa fa lui? Ogni tanto si mette a parlare da solo perché nessuno lo caga, no? Sì, vuole darti le colpe! Allora votiamo padrone, Anna nel dubbio. Ti prego, padrone. Votiamola! Votiamo padrone. Anna! Padrone! No, padrone, allora, ti prego! Votiamo Red, padrone. Anna! Padrone! Come io! Che hai votato, Annina? Io vado Bangkok! Bangkok! Adesso bangkokchino io! Faccio un bel Bangkok banchetto, eh? No, ti prego! Sei stupido, fratello! Non brilli per intelligenza, Adesso ti hai chiesto io, ti hai giusto. Mettilo per terra, Anna, che lo spruzzo. Sì. Però, Red, io voglio comunque sentire la tua voce da trasformato. Fammi sentire. Sempre cagarella, però. Prova, parla un po'. Sono stato trasformato. Va bene. Sempre sul water. Sì. Vabbè, prossimo round. Sei stato cattivo, cioè mi volevi io ero la tua piccola creatura. Lo fa fuori. Cattivo. Non me ne frega nulla. Hai fatto schifo come tutti gli altri. Ma mi hai preso da 20 km di distanza. Con il... Attenti perché il pene allungabile di Venom. No, così può raggiungerti a chilometri di distanza. Adesso non sono io, ragazzi, e quindi devo identificare. Ma come no? Subito. Ho già visto. Ho già visto anch'io. Chi è? Questo davvero? È sicuro, non c'è ombra di dubbio. È uno scarso? Dubbio. No, non è scarso. È ma... Stefano, guarda. Voglio porre delle domande. Stefano, sei tu? No, non sono io. Ma perché sempre io? Stefano, non sono sei io. Sei tu? No. Guarda che ti butto fuori, Ti do 10 euro.
che schifo sei tu. Ti vado per dire. Ma cosa sei? Un unicorno inutile? Ma cosa sei tu? No, non sono io, era per avvalorare la tesi. E se sei tu e ora hai detto una bugia? E mamma mi mena. Ci dissociamo dalle usanze trinariciute, no, della tua famiglia, no. Allora butterei fuori Fe, sei tu. No. Pe? No, assolutamente no, perché io ho visto Venom. Giusto. E ho visto che tu hai visto Venom. Red? Quindi io non so. No, io stavo facendo le task, non che sono task io. Che task stavi facendo? In Electrical. Sempre quella sei fatto. Ho da ridire, ho da ridire. Sì, Mario. Io ero in Electrical e lui non c'era. Buttiamo fuori Red Bangkok. Red. Lo abbiamo beccato nella bugia. Adesso cagati pure addosso. Mentre vai nel vuoto siderale, vogliamo sentire come ti caghi addosso sul bagno. Forza. Sarò io. Non era lui però. Non era lui. Ma non c'era. Qui qualcuno ha sgravato con le accuse, Strecatto. Non ho accusato io, sei stato tu ad accusarlo. Strecatto. Maledesto. Ma poi tu l'hai visto. Ma è subito partito questo Venom. È proprio incalorato. Vieni con me. È aggressivissimo. Beh, vieni è con me. È scalzo. Oddio. No, ti ha allungato il culo, l'ho visto. Porco il demonio. Fe, non vorrei mai stare nei tuoi panni, Cioè, e tu stavi scappando a un certo momento, questo appendice di Venom ti ha avvolto da dietro. Che schifo. E ti ha risucchiato, cosa hai provato? Molto male. Molto male, vabbè. Vedrai che dopo un paio di volte diventa piacevole. Comunque, passiamo ad altre questioni. Stregatto, sei tu. Ancora io, ma basta dire il mio nome. Stregatto. Ti piace allungare le tue appendici? È perché ce l'hai corte, quindi ti piace allungarle o provarci? Sei tu, schifoso. Basta. Non sono io, te lo giuro. La tua si accorcia, Stregatto funziona al contrario. E allora ho visto, e la riprova che non sono io. Vabbè, allora Anna non è che sei tu. No, sono buona. Perché questa mossa era abbastanza brava comunque, chiunque sia stato è stato molto bravo a uccidere. L'ha solo copiata. Da chi? Cioè, Mario, sei senso? Tu Mario? Mario! No, non sono io, però posso dire che ho visto uno dei due là al centro, stremato pisello, trasformarsi. Uno dei due che vuol dire? Uno o l'altro? È che era bluastro quella cosa. Quella ma è cosa? Mario, raga, è Mario a questo punto. No, è sicuro, non si sa di niente. È pisello, è lui. Pisello, dai, buttiamo fuori pisello. No, perché? Per forza è lui, ragazzi. È Mario! Stai zitto, se è Mario! È lui che sta bravo. Stregatto, se sei tu e non lo dici immediatamente, ti giuro non giochi più, Ah, che schifo! Che schifo! No, per una volta che era stato bravo! Ma cosa fai? Allunghi le appendici verso pe! Che schifo! Comunque bravo, bravo, sei riuscito a fare il tuo. Red, fai schifo, ti sei fatto buttare fuori, cioè. Ma non è stato carino da parte vostra! Ma zitto, adesso buttiamo fuori di nuovo adesso, ragazzi. No, ti prego, basta. Non facciamolo giocare. No, vabbè. Chi sarà Stregatto, l'impostore? Oh, no, ti prego, io sto sudando freddo. Già non dire il mio nome. Sto osservando se ora che Stregatto finisce la task sale. Lion, l'ho visto! È salito. Chi ho visto anch'io! Aspetta, allora, diamo del tempo a Venom di ammazzare eventualmente. Red, sei tu, Red, però. Non sono io! Red, fai del tuo meglio almeno! Non sono io! Guarda! Ma a me ha ammazzato a me! Ragazzi, reportato, bisello, dove va? Allora, non so se mi ha fatto più schifo. Bisello che mi è passato a fianco senza reportare il mio corpo. Oppure Red che, sgamato da tutti, ha ucciso me, ragazzi. Che patto non scritto, dovrei essere ucciso almeno per secondo, visto che faccio il video. Ma io ho provato ad ammazzare tutti, io non andavo. Tua madre non andava. Ha iniziato ad allungare membrane e appendici cercando da schiappare gli altri. Pervertito, buttatelo fuori subito. Digliene quattro per favore. È stato lezzo proprio. Lezzo, ma lavati, sei sporco, devi scrostare quello strato di fango che ti avvolge, hai capito? Dai! Te in bagno lo caghi e basta, però devi farti la doccia.
Maledetto, guarda, io mi vergogno di te. Non vorrei essere nei tuoi panni. Beh, digliene qualche altro. Allora, qua hai ucciso Lion. Lion ha ucciso. Come mai? Hai qualche problema? No. Ah, no, te lo dico io che qualche problema ce l'hai. Dai. Vabbè, non fa niente, tranquillo. Qui se non hanno qualche problema non li vogliamo, perché l'andazzo è un po' quello, ragazzi. Occhio perché Venom ha staccato la luce, quel non pervertito. Non vedo più nulla, Lion. L'accendo io. Ah, meno male. Ma accendetela stavolta. È morto qualcuno? No. No. No, nessuno. Ah, vedo cose. Ah, c'è un cosetto piccolo. Cosa stai mangiando? Le castagne? Buone le castagne. Castagne. Ragazzi, guardate. Lo uccido con il lanciafiamme. Aspetta. Hai visto? Avete visto? Meno male che c'ero io. Ringraziatemi. Meno male. Grazie. L'hai bruciato per bene. Cosa vuoi, Anna? Ho detto meno male che tu avevi già il lanciafiamme, perché ancora non ero riuscita a prenderlo. E perché hai parlato in mezzo a tutti dando molto fastidio, scusami? E tutti, ma sei l'impostore, Anna, perché questo è un tipico comportamento da impostore. Sì, sono io. Che imposta e manda le tasse, le imposte io. A casa. L'impostore, adesso ti buttiamo fuori. No, non va so bene. Però, buttiamo fuori Strecatto. Perché no, contenta? Non sì, dai, facciamo. Strecatto fa schifo a chi e fa... Ero accanto a te quando hai bruciato Pe. Chi ha visto che ha visto che ho bruciato Pe? Io l'ho visto. Io. Quindi sapete no. tutti che io sono dalla parte dei buoni, no? Buonissimo. Assolutamente. Vi ho salvato. Allora butterei fuori Strecatto comunque. No, vi prego, non fatelo. Capitemi, no. Vi prego. Ha votato Anna, che schifo. Ma devi essere veramente una persona tossica per votare Anna, tu. Che brava. Ma sarà poverina. Che io non ero lì e non ho visto niente. No, sarà che lui non eri nemmeno l'impostore, non eri. Non ero niente. Esatto, non sei niente. Proprio così. Proprio così. La niente. Verità. La verità. Quello che sei. Niente. Corto. È inutile. Ma no. Cosa no. Oh, ma è morto. Ha cagato un'altra volta. Sì, ma vogliamo parlare di una cosa. Io ho visto Bisello che passava tranquillamente a fianco a Venom. Perché senza dire no, sei un idiota, sei un imbecille. Volevo vedere chi beccava col coso. Perché ma sei tu? Ma che motivo è? No, no, era lui, ragazzi, era lui, era lui. Ma lo so, io giuro. Ma cosa? Passo sonnello, ma sei stupido? Ma sei stupido? Ha rovinato il gioco a tutti. No, no, non volevo. Ma sei uno di quelli che si mette. Ma, cioè, ma sei un idiota. Sono il vecchietto che guarda. Premi immediatamente, Mario. Vado, non lo no, so. Io questa cosa non ho parole. Io non ho parole. No, ma con disonore deve essere cacciato. Tu, Red, hai visto quello che ha fatto sto idiota? Sì. Cioè, tu stavi morendo in quel momento. Stavi morendo. Non ho fatto niente. Ma peggio di non fare niente. Si è messo lì a guardarti, passando a fianco a al mostro. E ride. Cioè, poteva spaventare il tuo aggressore, no? Ha riso della mia morte, invece. Che ma poi se la prendeva con me. Stai zitto, devi stare zitto. Fai schifo, fai a tutti. Allora, digli qualcosa anche tu, perché io non lo so. Che schifo. Fai schifo. Fai schifo ai morti, fai schifo. Ai trapassati. No, no, ti devi ricongiungere con i morti, tu. Ma non sono io. Io l'ho votato, ma proprio con disprezzo. Io pure. Il mio ma voto io è... c'è veramente una cosa vergognosa. Mi fai schifo, con disprezzo. Anna! Ma stai tua madre, che ha fatto a te. Ha detto, facciamo un'apocalisse nel mondo, facciamo un figlio che fa schifo in tutto. E no! Non eri nemmeno tu, pensa quanto fai schifo. Quindi è Anna. Mario, meno male che l'abbiamo scoperta, eh. Infatti, è stato difficilissimo. Non è la vera! Però mi sa prendi che Anna. Un po' di sgabbirro venomico un po' qua. E poi cosa facciamo? Me ne mangio una. Dammela. Lasciami. Nam nam. Non ci credere tu. Hai visto? Adesso l'ha capito alla fine lui. Insomma, adesso. Ultimo round, ragazzi. Adesso mi aspetto un impostore in gamba, però. Sarei bravissimo. Allora, se sei tu lo devi dire. No, scherzo, puoi essere anche tu. Puoi essere chiunque, va bene? Davvero? Va bene.
Sì, è stregato, sei tu. Io voglio no, essere non sono io! È Stefano. No, no, giuro, non sono io, Lion, giuro! No, ma io seguo Red perché secondo me è lui. No, non sono io, vado a fare le mie tasche! Vai a fare le tasche, vedo che giri un po' a vuoto, vero, eh? No, sto facendo, non so, devo fare la tasca! No, cosa? Ma dai! Sono panicato, Lion! Ragazzi, si è visto Venom in giro? No, no, non si è visto! Vabbè, io seguo un altro po', tanto non ti dà fastidio se sto appresso a te, no? No, no, un po', io puzzo, guarda che ti, il mio odore ti arriva nelle narici, te le brucia! Vabbè, tu fai le tasche, io faccio le stesse che fai tu, magari, no? Dov'è Venom? Ragazzi, strano che, strano che non compare Venom, tuttora. Però ma magari potrebbe essere una tecnica di Venom. Già fatta quella tasca, l'hai fatta molto in fretta, Red. No, mi sono accorto che non l'avevo quella. Quella non questa ce l'hai, qua. Questa qua. Potrebbe essere che magari Venom sta sfruttando questo fatto che io sto seguendo Red per scaricare la colpa su di lui non apparendo, però. È vero! È vero! No, no, ascoltami, io puzzo tantissimo e faccio schifo. Sa starmi così vicino? Vabbè, sto ancora un po' qua, devo andare di qua. Adesso sicuramente quando vai a fare la prossima tasca io devo andare da un'altra parte e ci separiamo, eh. Io continuerò a fare tasca. Questa devi fare, guarda un po', anch'io devo fare questa. Do un'occhiata qui se non ti dispiace. L'ho fatta! Devi andare di qua? Sì, sì, ma vado da sola, la sola strada, vabbè, tranquillo. Vabbè, adesso mi divido, eh. Vado, vado, io vado di sotto. Eh no. Ma siete anime gemelle! Allora, andiamo entrambi di sopra allora, adesso. Sì, sì, devo fare questa di qua, qua. Questa qua anch'io, sì, sì, questa, qua. Questa. Ma come mai non sale sto contatore ogni volta che fa le tasche? Non fa infatti nulla. Ha staccato le luci, ha staccato. Vuoi disperdermi, Ma non sono stato io! Vabbè, vabbè. Tanto io ti seguo anche al buio. Ah, l'Enor già riaccesa, hai visto? Che fortuna! Siamo estremamente efficienti, visto? Seguiamolo tutti. Seguiamolo tutti. Dai, io mi sento troppo guardato, non riesco a fare task. Magari, sai, magari è lui, magari no, però. Basta! Premiamo, premiamo, premiamo! Sei visto? Ne ha ucciso qualcuno? Che strano! No, non ho nessuno. Mamma mia, che putrido! Allora, Red. Va detta una cosa, eh. Io ho visto stremando che era lui. Anch'io. Al 100%. Su questo dubbi non ne ho. Ho visto stregato che ha fatto cose strane. Poi aveva un brutto aspetto. Era vestito male. Sì, sì, sì. Assolutamente. Io l'ho visto che stava per morderti, eh. Io lo voto. Che schifo. È lui, è lui. Stregato. Io non ho visto morire bene questa cosa, eh. Ah, è proprio un hashtag. Morte ha stregato. Votato, guardalo. No. Vedi che schifo. Perché hai votato Red? È vero questo, Red. Adesso dobbiamo fare un discorso, però io e te, perché effettivamente no, 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 no. Effettivamente vado sei a fare le tasche anche tu, in effetti. Ha staccato le luci? Di nuovo? Assolutamente no. Riaccendiamole. Guarda che sto andando io alle luci, quindi non mi puoi uccidere perché io ho l'immunity pass. Mario, andiamo a premere il pulsante. Ma che sega disumana! Ma che sega disumana! Ma chi è che doveva morire? Stefano! Come hai potuto? Era buio! E qui sei inciampato su una banana? Ma che È stato detersivo, è stato detersivo, sì, assolutamente, 100%! Non è che stavo a fianco a qualcuno io? Questa volta non posso difenderti più, Red Bangkok, perché devo buttarti fuori, mi dispiace. Ma se fossi stato io ti avrei ammazzato sicuramente. Votiamolo, ragazzi, senza pietà. No, è lui. Potevi uccidere te, almeno. Posso no? dire una cosa? Prima mi hai preso in braccio, poi mi hai votato, poi mi hai ripreso in braccio, poi mi hai riposato. E quindi e poi mi ha ucciso. Zitto, ma allora, ma chi sei visto? Ma cosa vuoi? Ma cosa volevi farci ridere con questa cosa volevo che hai detto? Volevo prendere in giro qualcuno ma io ogni tanto. Ma come ti permetti? Ma tu fallito! Sei in fondo della catena alimentare. Guardati allo specchio! Ma adesso ti dobbiamo Red, mi auguro tu ti sia offeso per questa cosa che hai cercato di sì, fare. Sì, sì, la prossima volta lo ammazzo per primo proprio. Stefano, scusa, esci immediatamente devo dalla partita. Devo andare via, no, vero? No, sì, che... devi andare via, sì. Devi andare... Che vergogna! Cioè, ma cosa fai? Prendi in giro? Ma no, non bisogna prendere in giro. Adesso è stato carino. Adesso le mucche si mettono a mangiare ai leoni nella... Guarda tu! Nella savana delle mucche. Ma cosa fai? Brutta pecorella smarrita che non sei. Dai, scusa, basta, non lo farò mai più. Anche tu, stregato, vedi di metterti in un angolo che non sei ben accetto. Ma qua, non mi guarda
Ragazzi, io mi fermerei, però per oggi ci siamo divertiti abbastanza, e quindi Lion out. Ciao.